appuntamento con Vivere Snella, sempre in compagnia di Lorena Marseglio. Buonasera Lorena. Buonasera. E oggi in compagnia di una nuova ospite, Katia Luna, benvenuta. Buonasera. Katia ha 27 anni, è alta 1,55 m e in sole 9 sedute ha già perso 9,5 kg e 83 cm. Direi che è un bellissimo traguardo, complimenti. Come avevi accumulato questo peso? Mangiando male, schifezze, soprattutto dolci, perché ero molto golosa. Tu dove lavori? In piadineria, lavorando in piadineria abbiamo tipo la Nutella, quindi leccavo la Nutella il cucchiaio, magari mangiando una piadina, avevi un problema di Sì, seguire. Madonna. Ma, tu avevi provato più. altre diete? Sì, avevo provato a fare qualche dieta fai da te, però io non avendo molta costanza, quindi non, è, non ero seguita. Da quanti anni è che lavori in piedi piadineria? Tre anni ormai. E non ti accorgevi che il peso continuava sì, a lievitare? Sì, però diciamo che non volevo ammetterlo a me stessa. Mm. Adesso come ti senti? Adesso mi sento benissimo, cioè mi sento rinata perché sono più leggera, mi sento molto più sgonfia, cioè... Ma io vorrei ribadire che il metodo Ramaciotti dovrebbe essere insegnato all'università, mentre invece le persone continuano, e eh, gli stessi dottori, le stesse dietiste, eh, continuano a lavorare da anni con la dieta ipocalorica. Io ieri ho mangiato una scatola di piselli, se stiamo a guardare le calorie, parliamo di 35 calorie ogni 100 grammi, io stamattina ero 700 grammi in più. Mi sono fatta seguire da Sharon, che è una si può dire la figlia di Ramaciotti metaforicamente parlando, eh, e lei in due settimane mi ha tolto 2,100 kg, scoprendomi che era la carne, scoprendomi che erano le verdure lesse. Quando mangio per esempio il cetriolo, io sono un netto in più. Da noi arrivano da tutta Italia e questo va spiegato addirittura Amsterdam, ovviamente persone italiane, Londra, queste persone fanno solo lo studio metabolico dei cibi, perché è questo quello che è importante. Durante lo studio metabolico dei cibi addirittura facciamo dei giorni dove togliamo completamente le verdure, cioè studiamo step by step che cosa blocca il metabolismo. Quando una persona è obesa e fa una dieta ipocalorica, fa il palloncino, fa la deviazione del, del, dell'intestino, cioè ci sono tantissime terapie, quello che non capisce è che purtroppo avrà dei danni eh, irreparabili alla pelle, sarà probabilmente una persona che riesce a dimagrire ma avrà un corpo vecchio, un corpo rovinato. Se andiamo a vedere 21 anni di testimonianze da vivere snella, perché noi siamo gli unici in Italia che dal 2006 ad oggi portiamo testimonianze, persone vere come lei, che vengono qui a raccontare una nonna meravigliosa che gli sta cambiando la vita, perché questa ragazza, tu sei alta tesoro, 1,55. Sei partita da un peso di... di 90. 96 kg Quasi 100 kg ragazzi quando il suo peso ideale dovrebbe essere 56-58. Cioè oggi lei ha 45 kg che senza che se ne accorge porta avanti tutta la vita quando cammina, quando è in piedi. Se un domani voleva dei bambini probabilmente avrebbe fatto fatica. A essere fertile, io ho tante testimonianze su YouTube che mi ringraziano che dopo la cura sono riuscite ad avere bambini. Quindi l'obesità è una, come dice lei, è un po' un'abitudine mentale. Sono golosa, mi rifugio dietro una Nutella con noi. Seguendo per esempio la, la pagina Sharon Nutrizionista, addirittura hanno il, il dolce fatto magari con l'avocado, il cioccolato fondente e le scaglie di cocco, cioè non sono solo le terapie che ci hanno reso un'azienda unica, ma il fatto che con lo studio metabolico dei cibi, pazienti sono stati invitati dalla Panicucci anche casi. Eclatanti, un, un ragazzo, ricordiamolo, prendeva l'invalidità al 100% proprio perché sono riusciti a rimanere magri. Se guardiamo Roberto Stampa, un ragazzo down, che come capirete quando vanno nelle loro scuole o quando vanno poi da soli con gli amici si lasciano andare perché poi fondamentalmente sono dei bambinoni, Roberto. Mantiene il peso da 4 anni, ha perso 21 kg. Pensate, i primi 11 nelle prime 10 sedute. Se non erro, arrivava da Bormio: i genitori stavano in ballo 12 ore. Questo cosa vuol dire? Che lo studio metabolico dei cibi dovrebbe essere insegnato nelle università. Ne parlano molto a Roma: il convegno dell'intestino permeabile. Ma ripeto, ahimè, le persone si devono affidare a strutture private come la nostra. Tu senti una differenza particolare nel tuo corpo da quando mi sento? Sento molto più leggera, molto con più energia, cioè più dinamica, più con voglia di fare. Quindi... Immaginati quando sarai a 30 kg in meno. È eh, un grande risultato, cioè, perché prima ero sempre fiacca, stanchissima. Cioè, invece adesso ho sempre più voglia di fare. Mm. E' è bello questo perché noi salviamo la vita. Adesso lei è giovane. E sta bene però lei non sa che tutto questo peso 45 kg di peso in più 40 avrebbero potuto negli anni trasformarla in una persona diabetica in una persona con la sindrome metabolica ripeto con problemi alle ginocchia alla schiena quindi, complimenti alla nonna, non è il primo sì. caso di nonne eroe. Ed è importante dare questo segnale: cioè, quando vedete un vostro caro che non viene fuori da un problema. Aiutatelo, aiutatelo col consiglio giusto. C'è gente che arriva da tutta Italia, chi non può perché dice no, io sono a Trieste, è impossibile. Noi se andiamo a guardare il caso di Quaggia Silvana, gli abbiamo tolto 32 kg solo con lo studio metabolico dei cibi. Certo la pelle non possiamo tutelarla, questo è ovvio, però a quel punto insomma uno deve prendere delle scelte piuttosto di non fare niente io ho persone che davvero seguiamo a distanza o con la telemedicina tranquillamente al pc o con l'invio del diario alimentare con le mail e da lì grazie a Ramacciotti già solo con la dieta dei 5 giorni tu ti ricordi quanto avevi perso con la 5 giorni se l'hai fatta? sì l'ho fatta non mi ricordo bene quanto ho perso però cioè, diciamo che perdevo quasi un chilo al giorno cioè... aspetta? Perché eh, cioè io credo poi che poi non amare. avevo neanche fame, quindi ecco questa cosa possa portare. Infatti, lei prima diceva io ero circondata da tentazioni. Però adesso sei sazia. Sì, se sì, sono spero. sazissima. Anche perché adesso, cioè, per esempio, ho quel pezzetto di cioccolato fondente che Mi toglie la voglia, voglia, voglia di. Voglia di e questo è bello perché spesso le persone magari avendo provato coi pasti sostitutivi, magari hanno provato con altri centri, si sentono mortificate. Io faccio un appello alla persona bulimica, venire da noi si dimagrisce mangiando e questo permette a una persona che ha gli attacchi di fame. Nel momento in cui vede che la bilancia scende, anche la sindrome proprio, questo bisogno spasmodico di riempire la bocca, si calma, perché è una questione di ansia, di dispiaceri, di, di, di cioè ricordiamo adesso lei è una golosona, ma non nascondiamo che dietro l'obesità a volte ci sono dei traumi. Dei lutti, ci sono, degli, insomma, ci sono cose davvero brutte anche da raccontare, a volte delle violenze. Le persone hanno bisogno di energia. Quello che tutti ci decantano è l'amore e l'energia positiva che c'è. Se io vado in una palestra, spesso vengo addocchiata dalla ragazza magra, perfetta o dal ragazzo che mi guarda con gli occhi brutti. Qui sono a casa. Sono a casa quando magari sgarrano, sono a casa quando si sentono tristi, hanno sempre un supporto psicologico che secondo me è stato il valore aggiunto. Poi ripeto: il metodo Ramaciotti ha provato a cambiare la vita persone togliendo l'aceto. Se si va su YouTube, io ricordo una signora a tele Lombardia che disse: Come rimetto l'aceto, prendo due chili. Perché? Perché è una persona che non tollera. Gli alimenti acidificanti, a volte l'acido citrico, cioè mangio e divento un pallone, ma proprio ricordo di una signora che era imbarazzata perché la guardavano e spesso e volentieri le dicevano se voleva il posto in metropolitana, nonostante tutto fosse grande. Sono quasi delle allergie, quando noi arriviamo a non metabolizzare più gli alimenti, a un certo punto se non c'è qualcuno che ci fa capire, attenzione a uno studio, non ci sono quei banali test che troviamo dappertutto anche nelle farmacie. Ramaciotti ci ha spiegato come si combinano gli alimenti e a volte davvero basta riportare il carboidrato magari alla sera togliere determinati cibi che ci gonfiano o che comunque tratteniamo i liquidi, insomma lei è un esempio. Di solito la donna non arriva a questi dimagrimenti così veloci. Lorena, prima di salutarci, ricordiamo il tuo libro. Prima del libro vorrei ricordare una cosa che è molto più importante, Vivere Snella Wellness è un progetto che da anni ci chiedevano, noi fino a poco tempo fa siamo arrivati a vendere fino a 137 macchinari perché non ci fidavamo a dare il nome. Adesso invece il progetto di Vivere Snella Wellness vuol dire che noi siamo pronti anche ad aprire presso farmacie che abbiano all'interno una bella cabina. Una cabina che deve essere grande quanto una cucina, un centro medico che possa essere dall'ortopedico al centro cardiologico che vuole abbracciare il dimagrimento, al centro eh, ehm, endocrinologo, insomma tanti centri medici. Se ci danno, ripeto, una stanza pari ad una cucina l'estetista che abbia un certo giro di lavoro, ecco, devono avere dei requisiti, devono stare da noi in formazione un mese, addirittura daremo l'alloggio, devono avere determinati requisiti, ma c'è l'opportunità di entrare nel brand vivere nella wellness. Loro non rischiano niente, portiamo noi i macchinari, loro tengono il 60% e noi il 40% e possiamo seguire i pazienti da dalla telemedicina, io ho fatto una visita dal neurologo per uno dei miei dubbi e mi sono trovata benissimo, non ho dovuto andare in ospedale, non ho dovuto far code, non ho dovuto avere ticket, ho speso anche una sciocchezza e quindi la telemedicina oggi può davvero cambiare, è un po' come lo smart working, bisogna solo entrare nell'ottica, essendo una nostra, un'azienda che alla fine in questo modo si può abbracciare, vivere nella wellness non ha la responsabilità del centro medico, se poi uno è un centro medico tanto di guadagnato. Quindi qualora si volesse maggiori informazioni potete telefonare, avrete un colloquio con me, vi mandiamo il business plan e vi mandiamo insomma un po' tutto il progetto. E prima di salutarci, ripariamo. il nostro libro potete chiederlo gratuitamente. È un libro che racconta la storia di Luca, ragazzo invalido al 100% che pesava pensate, 122 kg su 1,45 m. Quindi 10 cm in meno di te. Luca sarebbe rimasto tutta la vita un invalido, ha strappato con noi questa, questa condanna, ha perso 45 kg. Oggi lavora per noi, più ci sono delle lievi. Eh, prefazioni sullo studio metabolico perché siamo estremamente gelosi e delle ricette che vi fanno insomma godere i piaceri del cibo senza ingrassare quindi venite tra l'altro adesso abbiamo delle fortissime novità ci sono state delle giornate porte aperte che ancora oggi si possono fare perché la novità è il body scalp pensate a un macchinario che con le onde elettromagnetiche in una seduta è come se si fanno 20.000 addominali. Io stessa ero incredula, ma funziona. La cura è defalcabile se soffrite di dolori, perché sono cure antalgiche e molte assicurazioni le rimborsano. Quindi fate qualcosa perché l'obesità non è una bella vita. Grazie mille Lorena. Grazie a voi. Tutto è, grazie, e grazie a Caterina. Ovviamente l'aspettiamo al lavoro, a step by step. Eh, step, eh. step. E noi ovviamente la <ride> aspettiamo per i prossimi traguardi. Complimenti eh. ancora. Bravissima. Grazie. grazie a voi per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.